penso che il valore della giornata che si celebra domani sia soprattutto quella chiaramente di continuare a fare sensibilizzazione su questo tema e sia soprattutto una ricorrenza che serve a tutti quelli che possono fare qualcosa per fare i conti con il proprio lavoro, per fare i conti con quello che è stato fatto, con quello che ancora può essere fatto. Abbiamo aumentato i fondi per i centri antiviolenza, abbiamo portati a un livello che non era mai stato visto prima. Abbiamo, come sapete, qualche giorno fa è stata approvata una legge contro la violenza sulle donne, che è stata approvata all'unanimità, e di questo ancora una volta devo ringraziare tutte le forze politiche, perché ci sono dei terreni sui quali si riesce ad andare oltre gli steccati, si riesce a lavorare insieme. Quella legge rende molto più efficaci gli strumenti di prevenzione, molto più veloci, perché la velocità in questa materia può salvare la vita di una persona. Voi lo vedete qua dietro, 1522, è un numero che si può chiamare in ogni minuto del giorno se si ha paura, ed è un numero che consente di trovare dall'altra parte qualcuno che ti può aiutare immediatamente, perché le norme ci sono, perché le istituzioni ci sono e le donne italiane devono saperlo.